certamente un appuntamento sportivo, è il ritorno di un confronto con i russi che ci ha visto primeggiare ad Astrakhan qualche mese fa, quindi sarà una partita vincente nella quale loro cercheranno una rivincita che noi cercheremo di non concedere, ma sarà un'altra occasione che consentirà di mettere in mostra i migliori giovani del nostro campionato, e questo B-Italia ha dimostrato di saperlo fare già in questi 2 anni e mezzo, con tante promesse che sono diventate delle piccole certezze, sono passate da B-Italia poi all'Under 21, all'Under 20 azzurre e anche oltre, ma direi che la scelta di giocare Italia-Russia a Crotone va, come dicevo, molto oltre, vorremmo che fosse uno strumento di valorizzazione del territorio. Un sogno che avevo qualche tempo fa è quello di portare i colori azzurri a Crotone, oggi si avvera e devo dire con grosso entusiasmo anche da parte del Presidente della Lega, che ha accordato il nostro pensiero, meno il mio e quello della società, di poter portare la nazionale di Serie B qui a Crotone. Dopo qualche mese si arriva a questa partita importantissima con la Russia, non dal punto di vista numerico di classifica, ma è importante perché viene abbinato anche il mondo scolastico al calcio, con una grossa promozione sul nostro territorio perché sarà trasmessa anche dalla TV russa. Opportunamente la federazione ha previsto che l'accesso sarà gratuito, sarà libero, quindi è anche la possibilità, in un momento così difficile per il nostro territorio, per la nostra città, la possibilità di usufruire, di vedere la nazionale. L'attaccamento all'Italia è fortissimo dalle nostre parti e anche, diciamo, un motivo che va incontro alla gente. E poi non guasta il fatto che giocheranno nella rappresentativa 2 giocatori che militano nel Crotone Calcio, quindi, diciamo, le ciliegine ci stanno tutte.